Buonasera, sono Demetrio Spagna, all'epoca del rugby mi chiamavano Mimmo e sono qui per chiacchierare insieme alla Agorà della storia del rugby a Reggio Calabria nel momento soprattutto in cui io mi ci sono avvicinato. L'epoca in cui sono avvicinato al rugby a Reggio Calabria erano gli anni 65-66, praticamente alla nascita di questo sport nella città di Reggio Calabria, per opera del messinese Bruno Pisano, che aveva un negozio a Piazza Garibaldi, per cui gli venne facile trovare, aggregare dei giovani che stavano in quell'area della stazione Garibaldi, della stazione centrale e soprattutto del rione Ferrovieri e del rione vicino il rione Pescatori, zona stadio. I ricordi legati a quel periodo sono ricordi meravigliosi sia per il tipo di sport al quale noi abbiamo partecipato e sia perché ci partecipavamo da ragazzini di borgata insieme agli amici con i quali crescevamo e giocavamo tutti i giorni. Dopo dunque la conoscenza del rugby che devo a mio fratello Franco, il quale fu il primo che me ne parlò e me ne presentò, eravamo ragazzini, insieme ai ragazzi della borgata con cui giocavamo tutti i giorni, come dicevo, Gigi Bonsanti, Stefano, i gemelli di Stefano ed altri, ci siamo avvicinati a questo sport, cominciando ad apprezzarlo e a innamorarcene. Ricordo i primi allenamenti, non avendo né campo di gioco né spazio per gli allenamenti, ci si allenava alla spiaggia di Calamizzi. E con le lampare, letteralmente le lampare dei pescatori. E poi c'era Fortunato D'Atena che aveva un deposito del gas, il PB Gas, dove facevamo gli allenamenti, e anche talvolta alla Villa Comunale. Anche la Villa Comunale fu un luogo che ci vide allenare la sera, la notte, in mancanza di spazi migliori. Quindi il merito dell'arrivo a Reggio Calabria del rugby è il merito fu di Bruno Pisano. Bruno Pisano, dicevo, era un commerciante messinese che aveva un negozio nella zona della stazione centrale, la Provvida, e insieme a Lillo Dieni, che era rappresentante dei medicinali, e Arturo Sciavicco, che era un giovane del suo negozio, portò il rugby a Reggio Calabria. I primi campionati si svolgevano tra Calabria e Sicilia. Infatti Messina era una delle città dove si andava a giocare lì alla zona del porto, all'Arsenale, e le prime squadre con le quali anche io giocai erano quelle che vedevano schierati alcuni compagni dell'epoca. Ora ricordo qualche nome, certamente ne dimenticherò tanti e chiedo scusa, ma mi piace ricordare quelli più in evidenza, più forti, diciamo, come squadra. Ricordo Mimmo Lucisano, Luigi Giordano, Diego Arecchi, Ninni Stilo, Gino Coppola, Demetrio Sergi, Pino Li Conti, Gemelli De Stefano, Lillo Dieni, Luigi Bonsanti, Stefano e altri. Prima dell'arrivo di altri amici come Gennaro Cortese, Pino Pitea, Michele Ielitro, I Gatto, I Babuscia, Nuccio Panzera, ecco, c'era Peppe Schirinzi nella prima. Poi bisogna ricordare anche i primi presidenti del rugby. Credo che il primo sia stato una persona che aveva un negozio vicino a quello di Giordano, di Bruno Pisano, si chiamava Gino Quattrone, era un disabile in carrozzina e credo che sia stato lui il primo presidente di quella squadra che nacque come All Blacks Reggio Calabria, poi divenne Rugby Reggio, poi ci fu l'epoca che passò attraverso anche tanti amici, Peppe Schirinzi se ne occupò,
insieme ad altri amici della città. Ricordo Marcello Cordova, ricordo Botti, ricordo Matagena, che poi con i quali si arrivò in Serie A, col famoso episodio dell'orecchio di un ragazzo della squadra di Roma, mozzicato letteralmente e staccato il lobo dall'orecchio allo stadio comunale, ecco, dove c'era la polemica tra squadra di calcio e squadra di rugby su chi dovesse usare il terreno di gioco. E con quel morso la città di Reggio Calabria divenne famosa nel mondo perché della squadra di rugby di Reggio Calabria ne parlarono tutti i giornali dell'epoca. Naturalmente per noi era una grande gioia giocare a rugby, che anche perché non credo che noi arrivavamo al rugby in quanto scartati dal famoso gioco del pallone del calcio. Fu proprio un amore a sé stante. Certo, qualcuno di noi aveva giocato anche a pallone, però poi quando abbiamo conosciuto il rugby l'abbiamo completamente abbandonato. Tra gli altri amici vorrei ricordare anche qualcuno, Gigi Malluzzo, Oscar Walter Jelacqua, mi sono scritto, Lillo Suraci, Lillo L'Abate, Pino Pitea, Gennaro Cortese, insomma non vorrei far torto a nessuno. Io giocavo mediano di mischia, e presi il posto di uno dei gemelli di Stefano. Erano due gemelli, uno mediano di mischia e uno mediano d'apertura, in gamba veramente, e giocai soltanto in Serie C. Poi dopo la squadra fu promossa in Serie B, ma io non giocai più. Arrivò un altro mediano di mischia altrettanto bravo, se non più di me, Nuccio Panzera, che poi era cognato di Gino Coppola. E poi la squadra ebbe altri presidenti, ricordo Botti, poi addirittura con Matacena si andò in Serie A e questo arrivò agli anni della grande Rugby Reggio, dove si fecero campionati di livello importantissimo. Ora, volevo intanto ringraziare il Circolo Culturale L'Agorà per questa opportunità che ci concede di ragionare di rugby. Ad oltre 50 e più anni dalla nascita a Reggio Calabria. Vorrei anche dire che spero che qualcuno prenda l'iniziativa di scrivere un libro e di pubblicarlo, perché questo sport è stato importantissimo e Reggio Calabria è stata una delle sedi in cui negli anni 70, proprio che coincideva con l'epoca quasi della rivolta di Reggio Calabria, all'inizio della nascita del rugby a Reggio, insieme all'Aquila, insieme ad altre, al Veneto, no? Era una delle roccaforti del rugby in Italia. Quindi un momento importantissimo in cui in città non si parlava soltanto di pallone o soltanto di basket o soltanto anche di baseball, soltanto di altri sport, ma anche del rugby. Quindi è un pezzo di storia della città di Reggio Calabria che riguarda molti dei suoi cittadini, adesso non più giovanissimi, ma dell'epoca mia e anche qualcuno un po' più grande e tanti dei giovani, e sarebbe quindi il caso di conservare la memoria di questi eventi sportivi che ci hanno visto ragazzi felici partecipare ad un movimento sportivo che poi, come tutti sappiamo, ebbe anche molta commistione con eventi storico-politici che riguardarono Reggio Calabria, ma a quel punto alcuni di noi, diciamo, per necessità o per motivi seri, si dissociarono. Beh, quindi, dicevo, vorrei concludere questa breve chiacchierata sul rugby ringraziando ancora Gianni e il Circolo Culturale L'Agorà, Gianni Aiello, che ne è il presidente, per l'interesse su questo sport che, dicevo, ha visto tanti giovani di questa città passare, attraversare momenti di gioventù e di vera e propria felice partecipazione a questo sport, che è stato uno sport molto formativo, dove sono sempre girati pochi quattrini e tanto entusiasmo e tanta forza e tanta costruzione di caratteri forti di ragazzi all'epoca che poi siamo diventati uomini e professionisti nella città, per la città di Reggio Calabria, nell'area dello Stretto.
importantissimo perché arrivò da Messina e si sviluppò anche a Reggio Calabria questo sport e che quindi ci vede ora felici di parlarne anche soltanto seduti su una comoda poltrona, sperando che i giovani riprendano questa attività che, ripeto, è un'attività sportiva veramente molto formativa. Grazie, grazie, grazie. Bentrovati, siamo qui per parlare di uno sport di grande passione, uno sport dalla palla strana con una forma strana. Si dice che la forma di questa palla sia nata da una palla che era tonda e poi due l'hanno presa perché la volevano tutti e due, cioè entrambi, e quindi sia diventata di questa forma ovale. Ma a parte questo scherzo su queste origini della forma ovale, che certamente è meglio per essere passata con le mani, quindi è uno sport che si gioca con le mani. Siamo qui per parlare di uno sport che alla città di Reggio ha dato tanto e a cui Reggio Calabria ha dato anche tanto per questo sport. Si può dire che il rugby a Reggio Calabria sia nato già negli anni 60, infatti lì c'è la data del 65, l'anno della fondazione proprio dello sport del rugby a Reggio Calabria, e io ci ho avuto la fortuna e il privilegio di appassionarmi a questo sport da ragazzino. Devo dire che è stato un amore a prima vista. Andavo a fare del calcio al vecchio campo del dopolavoro al di sotto dello stadio, dell'attuale stadio, c'era un vecchio campo di calcio. E prima di questa partita di calcio che io dovevo fare, avevo circa 10 anni, c'erano degli atleti di una squadra di Serie C, allora la Rugby Reggio, che lottava per andare in Serie B, la prima promozione, era l'anno 73, quindi stiamo parlando di molto tempo fa, sono dei bei ricordi. Ed io, come ho visto queste persone che correvano dietro questa palla ovale, ho sentito proprio subito una grande passione e dissi a casa: non voglio più fare il calcio, ma voglio fare questo altro sport. Chiaramente portare a Reggio Calabria uno sport dalla pallovale di cultura profondamente anglosassone, anche se i latini lo giocano anche bene, si vede la Francia, si vede questa Romania e ultimamente anche l'Argentina che gioca proprio ad altissimo livello. Però è chiaro che questo sport è nato nella città di questo rugby ed ha una cultura profondamente anglosassone, di disciplina, di rispetto per l'avversario e di tante cose. Quindi portare questa cultura sportiva a Reggio Calabria negli anni 70 non è stato facile per chi ci ha preceduto e per chi lo ha fatto. Eppure sono stati anni quelli là di grande passione e di grandi successi. Reggio ha dato tanto, ha vinto il campionato di Serie B, è andata in Serie A. Quella generazione ha dato pure molti atleti alla nazionale, quindi si può parlare di, cioè, Peppe Artuso, che poi è andato a Padova e ha fatto una carriera molto brillante fino a diventare anche il capitano del Padova. Abbiamo avuto altri atleti come adesso Bentivoglio, a Vagalebbre, Gino Coppola, che hanno portato la maglia azzurra, che hanno portato la maglia della Rugby Reggio a grandi livelli. E me ne dimenticherò senz'altro tanti, però loro sono stati proprio tra quelli più forti. E Mimmo Spadaro, come dimenticarlo, diciamo, un grande ediano di Mischia, già a 17 anni in Serie A e nella maglia dell'Italia Under 20 e Under 23.
insomma, abbiamo fatto tanto per questo sport, per Reggio Calabria, ma soprattutto io credo che vada ricordato e sottolineato, oltre il vertice, cioè i giocatori più bravi che hanno raggiunto delle vette, tutta una generazione di ragazzi nati dal 58-59 al 64-65 e anche dopo, che hanno fatto tanti campionati giovanili o di Serie C, di Serie B e anche di Serie A. Voglio dire, questi ragazzi erano tanti, a Reggio c'erano due squadre, c'era una squadra di Serie A, c'era una squadra di Serie C che ha lottato per la Serie B fino alle finali, quindi insomma c'era stato un grande movimento, tenendo presente che poi questo sport si gioca in campo in 15, quindi con la panchina, con le riserve, con quelli che si cambiano per infortunio, una squadra c'ha bisogno di almeno una quarantina di persone per fare una stagione. Quindi nel corso degli anni molti atleti sono passati da questo sport, hanno dato a questo sport, ma da questo sport hanno preso anche tanto in termini di cultura dello sport, di rispetto per l'avversario, di rispetto delle regole. Infatti uno dei principi che viene detto a chi si affaccia a questo sport, viene detto che bisogna andare sempre avanti, sempre e comunque nel rispetto delle regole. Se andiamo ad approfondire questo concetto, andare avanti sempre e comunque, quindi vuol dire che noi non ci fermiamo, qualsiasi siano le condizioni del campo, se piove, se c'è caldo, se c'è troppo freddo, se c'è troppo caldo, noi andiamo avanti sempre e comunque, però nel rispetto delle regole, perché questo sport insegna proprio a rifuggire dal cercare le scorciatoie, come si vede sono dei principi di vita poi, perché come ha detto un grande tecnico di questo sport, il professore Franco Ascantini di Benevento, dice: da un bravo rugbista è molto facile che esca un bravo cittadino, perché appunto è il rispetto dello scontro, fare dello scontro nel rispetto delle regole la ragione di vita, non cercare le scorciatoie, essere forti nella sconfitta ed anche magnanimi nella vittoria. Dei principi che se uno si ferma a pensare sono validi anche nella vita di ogni giorno, in tutte le attività dell'uomo. Io penso che questo sia uno sport molto, molto formativo, anche perché è uno sport di squadra e tutte le tesi della scienza, della pedagogia insegnano che per una crescita sana ed equilibrata di un qualsiasi giovane è consigliato sia uno sport a livello singolo da fare da solo, dove tutto è nelle tue mani, però va fatto insieme a uno sport di squadra che insegna appunto ad essere insieme, a stare insieme, a rispettarsi l'un l'altro e anche a supportarsi ed aiutarsi l'un l'altro, perché nel rugby credo sia importante sottolineare questo aspetto del aiutare un compagno che in quell'attimo si trova in difficoltà, va supportato, va sostenuto, va incoraggiato, aiutato, che è quello che forse oggi manca un pochino in una società molto competitiva. Spesso chi resta dietro non viene aiutato a ritornare al passo con gli altri. Invece una delle cose che
ti viene detta e ti viene dato in questo sport, e noi abbiamo cercato in questa realtà che abbiamo iniziato nel 2003 con il professore Aldo Rosidano, mio grande compagno di squadra e grande amico dagli anni 70, ci conosciamo, e quando nel 2003 mi ha detto dobbiamo fare qualcosa per questo sport, non ho avuto dubbio a dare una, per quello che posso dare un mio, ecco, contributo. E la cosa che voglio dire riguardo questo sport anche, che spesso non ho avuto l'attenzione giusta per la città di Reggio, nel senso che abbiamo sofferto molto la mancanza di un campo, tenendo presente che fare rugby a Reggio Calabria è ancora più difficile che farlo in altre città, ma questo è un tema che forse tocca anche non solo, diciamo, il nostro sport, ma anche il nostro sport, e forse più degli altri, perché il fatto che si giochi in tanti, quando si muove una squadra, non basta un piccolo pullman di pochi posti, ma occorre un grande pullman, quindi con costi per trasferte e costi per gli impianti e costi per tutto, cioè degli alti costi che devono anche dalla distanza delle trasferte, perché fare questo sport a Roma, dove si gioca col Frascati o con altre squadre, è un piccolo viaggio. Farlo a Reggio, le squadre più vicine, andiamo a Catania, andiamo a Cosenza, quindi sono già dei viaggi molto impegnativi, però devo dire che con questa squadra, come si può vedere alle mie spalle, in questi anni il CAS Reggio Calabria ha fatto tanta, tantissima buona attività, proselitismo di qualità e anche di quantità, perché abbiamo fatto tante squadre dall'Under 12, cioè Under 14, Under 16, Under 18, Under 20, e per qualche anno abbiamo anche avuto una prima squadra che si è difesa bene, ha lottato bene fino alla pool per andare in Serie B di pochi anni fa. Purtroppo non siamo andati per 7 punti, è stato un'annata non molto, come dire, si poteva fare meglio, ecco, per qualche caso, perché poi nella vita come nello sport ci sono degli episodi che possono condizionare in bene o in male questo intero anno, e questo è stato in quell'anno. Però torno a dire, credo in questo sport, mi ha dato tanto, io spero di aver dato qualcosa, diciamo, indietro a questo sport. Io l'ho fatto da ragazzino, come ho detto all'inizio di questo spazio che gentilmente il circolo, ecco, l'Agorà mi ha dato, ci ha ritenuto di darmi, io non posso che dire tante tante grazie, cioè, a loro per questa possibilità, anche per la loro, cioè, azione che fanno per la cultura e per lo sport, perché lo sport è cultura, la cultura dello sport è una cultura di fondamentale e basilare importanza in una collettività. Io credo che le città dove non ci sia una vera cultura dello sport siano complessivamente più piccole e più povere di città dove lo sport viene, cioè, incoraggiato ed aiutato, perché poi dallo sportivo nasce pure il cittadino, quindi la capacità della competizione, del soffrire, di lottare per un obiettivo che nel campo è la vittoria del campionato o di quella partita, ma nella vita ci possono essere altri, cioè, obiettivi che poi uno se li porta nell'attività che fa, soprattutto se fa
politico e deve saper guidare una collettività per obiettivi, per conseguire degli obiettivi. Ecco, io quello che trovo molto scadente oggi è l'incapacità di essere delle guide di una collettività, cioè cumana, come può essere un quartiere o un paese, diciamo, cioè una città o anche, diciamo, una regione, e portarla verso gli obiettivi. Primo occorre avere la capacità di mettere a fuoco degli obiettivi e poi cercare di, ecco, conseguirli. Mi pare che invece si navighi troppo a vista, una specie di, ecco, mosca cieca, dove si bada a vivere molto giorno per giorno, che è una bella arte pure, che però si rischia di andare a zig zag senza andare verso una meta, giusto per restare in un termine del rugby. Noi andiamo nella meta, noi vogliamo andare nella casa di quegli altri e portare la palla. Questa è una palla di molti anni fa, quando ancora i palloni erano fatti di cuoio, quindi nell'inverno si bagnavano, erano molto più difficili da gestire delle palle che oggi si usano in campo, che sono di un tessuto fatto c'è apposta antipioggia, così evita di essere molto scivoloso. In questi anni abbiamo cercato pure col CAS, grazie al professore, cioè a scuola, il bravo professore Aldo Rosicano, abbiamo cercato di portare anche il rugby nelle scuole con buoni risultati, perché pensiamo che sia uno sport da fare da piccolo, diciamo dai 10 anni, dai 10 ai 20 anni. In quella fascia dell'età lo sport, e quindi anche il nostro sport, è fondamentale per una crescita e per l'educazione allo sport. E ritorniamo ai vecchi latini, quando andavano a dire questo pens sana in corpore sano, cioè l'attitudine a mangiare bene, ad avere una vita sana, una dieta equilibrata, a fare dell'attività fisica, e anche un elisir di lunga vita, o quantomeno di vivere in salute, e che può portare solamente del bene. Quindi noi abbiamo cercato di dare a questi nostri ragazzini, e da qualche anno con successo abbiamo portato anche il rugby delle ragazzine, da qualche anno abbiamo pure una squadra di queste ragazzine che bisogna dirlo, nelle uscite che hanno fatto hanno sempre vinto, quindi hanno portato avanti bene, perché è bello partecipare, è bello ancora di più se uno anche vince, perché è bello che si torna a casa. Però, come abbiamo detto, bisogna essere bravi della vittoria e forti nella sconfitta. Una delle cose che voglio dire è un ricordo molto bello per me. Una delle cose che ci hanno sempre detto quando ho cominciato, dice: se perdo 100-0 devo lottare fino alla fine. Dice: ma perché, stai già perdendo 100-0? No, voglio perdere 100-1. Dice: e perché? Perché perdere 100-1 è più dignitoso che perdere 100-0. Al tempo stesso, se vinco 100-0, lotterò ancora per vincere 101-0. Dice: ma perché? Dice: non ti basta, hai già vinto 100-0. Dice: no, 101 è più di 100, quindi io voglio fare anche ecco il 101. Credo che questo sia un emblema di questo sport, sia molto significativo. Infatti, nel rugby non esiste il concetto di partita amichevole,
di partita amichevole, non c'è la partita amichevole, ci può essere una partita non ufficiale, ma non, che non vuol dire una partita amichevole. Il pareggio è un caso che può succedere, ma sempre le due squadre hanno dato il tutto per tutto per vincere senza risparmiarsi. Parlando di questa squadra, quest'anno abbiamo cercato di ripartire, abbiamo fatto tanto per stare nelle regole, purtroppo l'emergenza di questo Covid ha colpito anche noi ed il nostro sport. Quindi cioè adesso siamo fermi perché anche è uno sport del contatto, quindi la Federazione Rugby, nel rispetto delle regole che gli sono state date, ha fermato tutte le squadre e le attività dei campionati più piccoli, giocano solamente le nazionali e le squadre di Serie A e dell'eccellenza perché sono professionisti. Ecco, io sono stato in questo sport quando ancora prima del professionismo e chiaramente non so se ha fatto bene o fatto male, credo che oggi i giocatori professionistici giochino forse un po' troppe partite l'anno, infatti hanno molti gli infortuni, hanno delle problematiche non piccole e credo sia dettato proprio dal fatto che è così. Io sono stato in questo sport, mi sono avvicinato a questo sport, ho anche amato questo sport quando ancora era non professionistico. Mi ricordo la partita bellissima dell'Italia contro la Cecoslovacchia a Reggio il 10 maggio del 75. 49 a 9 con Bolesan, diciamo il grande Marco Bolesan a Reggio Calabria, a capitano di quella Italia che ancora era ben lontana dal Sei Nazioni e giocava la Coppa Fira, diciamo Serie B del rugby in tutta Europa, mentre ora per fortuna gioca il Sei Nazioni ed è fra le squadre del TR1. Tanti si chiedono ma perché l'Italia perde sempre? Ora abbiamo fatto un 2020, cioè, tutte sconfitte e senza vittorie, io credo che sia una cosa molto, 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 molto triste e pesante per i ragazzi dell'Italia, per il tecnico, senz'altro loro entrano in campo per vincere e non per perdere. Credo però che ci dobbiamo anche rendere conto, chi non sa di questo sport, magari gli viene un po' difficile da comprendere queste cose. L'Italia è nelle nazionali di Tier 1, cioè le nazionali più forti che giocano tra loro. Ecco, noi siamo i più deboli dei più forti. Se l'Italia affrontasse le nazionali del TR2, cioè quelle della fascia B, vincerebbe senz'altro, senza problemi. Però appunto è bello che sta nel TR1 ed è bello che piano piano cerca di colmare il gap con le squadre più buone. Queste Sei Nazioni, noi speriamo che il prossimo Sei Nazioni veda l'Italia che riesca a vincere qualche cosa, qualche partita, però intanto la cosa buona è che sta facendo crescere tanti, tanti, tanti giovani che hanno esordito con la maglia azzurra e dimostrato delle buone doti. Certo, si deve fare tanto, si deve riformare il sistema delle scuole rugby e le accademie, dove i nostri giovani devono andare forse già più piccoli, già a 14-15 anni, per crescere degli atleti internazionali e professionisti, perché ormai questo viene richiesto. Essere un bravo dilettante che si impegna, che gioca nel tempo libero, ormai a certi livelli non è più consentito da tanto tempo. Quindi
Per essere lì occorre essere uno che dedica la sua vita a questo sport, cioè almeno nella fase che poi i giocatori del rugby, cioè spesso, molto spesso, hanno avuto ed hanno un loro mestiere con dei buoni titoli e fanno anche buone cose nella loro vita privata, poi al di fuori dell'ambito dello sport. E per tornare, che cos'altro si potrebbe dire di questo bellissimo sport a Reggio Calabria? Io spero che possa esserci ancora. Sono certo che quando ripartiremo in sicurezza da questo brutto virus che ci ha colpito anche a noi, e credo che ripartiremo sempre con i nostri ragazzini dall'under 10, dall'under 12, dall'under 14, fare i campionati dove abbiamo avuto sempre degli ottimi risultati. Un piccolo inciso che forse non ci si pensa, ma è vero, si parla tanto della crisi della sanità nella nostra regione. Bene, la crisi della sanità colpisce pure il mondo dello sport non professionistico. I nostri ragazzini non sappiamo dove mandarli a fare le visite mediche per lo sport, perché i centri di medicina per lo sport sono giallosso, mezzi chiusi, non funzionano, o almeno non riescono a far fronte alla richiesta di protezione e di visite mediche, ecco, necessarie anche per il nostro sport. Quindi, come si vede, tutto è tutto insieme. Il mondo e la salute non viene incontro al mondo dello sport. Ciao!